Buongiorno a tutti, da Mirandola non è proprio un buongiorno perché guardate che tempo che c'è. C'è la nebbia che colpisce pesantemente. Sono Sei le. in Liguria, zio? No, non siamo abituati noi a questi climi. Fa freddo perché ci sono 4 gradi. C'è la nebbia che noi non siamo abituati a vederla, diciamo. Siamo sempre vissuti. È successo l'altra volta lì in Spagna. Quegli eventi, però lì era solo una questione di sbalzi termici, di cose. Cavolo, è pesante, cioè è pesante. Uff. Poi magari tra un'ora esce il sole e va via tutta, però se ti devi svegliare presto e vedere così fuori, cioè non vedi fuori, vedi i camper a fianco ma non vedi 20 metri più avanti. Bisogna asciugare anche i vetri, questo. C'è un freddo. Vabbè, facciamo colazione e scoprirete in questo video perché siamo venuti a Mirandola. Lo scopriremo dopo averci mangiato Un bel pezzettino di crostata e un caffettino. Voi. Ti lascio poi gli euro qua per la pulizia del vetro. Ti lascio la monetina. Ma lascia stare se c'hai i malierini, lo faccio io. Via, si parte. Non so perché ieri mi diceva 2 km da qua, oggi me ne dà 11. Non capisco se ho sbagliato qualcosa io o da qui ora trova un altro punto. Boh, vabbè. Niente, 11 km e siamo arrivati a destinazione. Guidiamo con prudenza perché la nebbia è folta. Vamo. Siamo arrivati a destinazione. Questo è il complesso. Non ci sono ancora delle scritte, cioè non le vedo io ora. Ma tra un po' capirete cosa siamo venuti a fare. Vado a chiedere prime informazioni, anche se avevo già l'appuntamento, e vediamo cosa ci dicono. Svegliamo cosa siamo venuti a fare qua. Questa è un'azienda. Loro fanno principalmente impianti audio, hi-fi car, impianti da gara per macchine, autovetture e quant'altro. Cosa siamo venuti a fare? A fare un impianto stereo sul nostro camper da buttare giù le pareti. No, scherzo. Loro ho scoperto su internet che fanno anche alternatori maggiorati, perché quando si fanno impianti stereo potenti c'è bisogno di tanta corrente. Quindi ho chiesto informazioni se era possibile avere un alternatore maggiorato sul camper e mi ha detto sì, non c'è nessun problema, arrivano fino a 350 A di ricarica, ma ora bisogna capire, devo capire bene, in base alle mie esigenze, cosa è meglio fare, cioè come serve a me, se è utile uno, più grosso, più piccolo, come, quando e perché, ecco, saranno loro a dirmi cosa devo fare, come. Lavoro iniziato, è stato tolto l'alternatore originale. Qui c'è l'alternatore maggiorato che è un 300 A. Ora si stanno facendo le staffe perché questi sono diciamo universali e devono staffarlo sul blocco motore originale. E niente, stanno creando le staffe per fissarlo che deve stare in linea con le culegge e con tutto il resto. E poi si fa il collegamento. Così abbiamo una bella ricarica più di prima che era un 110, questo è un 300. Direi che è più che sufficiente. C'è scritto qua. Io volevo metterne due, a dire la verità, da 300. Uno metterlo perché l'alternatore ce l'ha di qua e di qua c'è la predisposizione per l'aria condizionata. Però era un lavoro molto più lungo, non si riusciva a fare in giornata e siccome abbiamo altri appuntamenti, cose varie e anche loro hanno altri lavori, non ci saremmo stati dentro. Quindi vedremo in un secondo momento. Però già 300 A sono una bella ricarica, ecco. Vamo. I lavori procedono, l'alternatore è posizionato sotto, vedete il blu. Ora si sta facendo quello che è la parte elettronica, che si deve mettere un regolatore di tensione, che è una centralina dell'alternatore, che andrà messa qua sopra il coperchio dei fusibili. Bisogna dargli alimentazione sottochiave per far partire l'alternatore quando il motore è acceso. E alla fine ci è voluta praticamente tutta la giornata tra una cosa e l'altra, perché poi le staffe bisogna farle su misura, quindi taglia, cuci, metti, togli, rimetti, ritogli, riprova. La giornata ci vuole tutta. Però siamo giunti quasi al termine. Vediamo qui i risultati. Allora, abbiamo fatto notte, la giornata è stata impegnativa, i ragazzi sono riusciti a completare l'opera, abbiamo fatto i test, l'alternatore ora rende e fa quello che deve fare, quindi io ho bisogno di tanti ampere e me li dà. Ora poi ci sarà il prossimo step che lo vedrete più avanti, che sto aspettando dei pezzi. Ringrazio
tutta GS Audio, che loro due sono Angelo e Alessandro. Francesco. I nomi lo sanno che... Francesco, su TikTok mi trovate un Frank De Falco. Ecco, per loro sono installatori soprattutto audio, quindi andate a vedere, sicuramente ci sono video di audio di tutto. Di audio, c'ho anche il pappagallino, i cani, c'è un po' di tutto, mix. Li ringraziamo, noi ci avviamo verso Savona perché già domani mattina ci sono appuntamenti. Partiamo, alla prossima. Sicuramente tanti altri li manderemo qua a montare alternatori maggiorati per fare impianti come si deve. Ciao anche a tutti. Noi ti ringraziamo. Ciao. Che dire, dopo il lavoretto fatto, da Modena a Savona è un attimo. Siamo arrivati a Savona, corsa, perché l'Emiliano gli è andato a riposo domani mattina e visto che poi noi domani pomeriggio andiamo via, per vederci... Siamo venuti fino a Savona, da Modena, a Tuono. E io da Cervero, finito di lavorare, sono sceso giù e lui a Savona. Sì, perché lui era a Cuneo e è dovuto venire a Savona di corsa per salutarci. E dorme con noi e poi domani facciamo colazione, facciamo due cose assieme. Poi lui va a lavorare. No, non va a lavorare. Dopodomani va a lavorare. Ah, lui va dopodomani a lavorare, ma noi domani ce ne andiamo giù. Faccio il ponte, le ferie. Ah, fa le ferie lunghe. Comunque, sono le ore 1:10. Direi che è buono, ottimo, no? Ora buonanotte a tutti, ci vediamo domani, che è meglio, che siamo un po' più riposati perché siamo con l'occhietto stanco. Io ieri sera siamo andati, perché l'altro giorno ho fatto i 350 km per arrivare alla Modena. Sono i 350 all'ora col camper. No, chilometri. E siamo andato a dormire che era tardissimo, che alle 2 di notte, alle 5 del mattino ero già sveglio, alle 8 ero nell'officina, tutto il giorno in officina, 13 ore, alle 9 stasera riparti, torno qua, altri 300 fischi chilometri, ora andiamo a letto e domani ci pensiamo. Ciao a tutti, buonanotte. Good morning, Dest, vado Ligure. Giorno. Bella. Bro. Bella zia. Sì, Cristian anche giocherà la play. Ho buttato giù dal letto a tutti, Angelo, alle 8. Eh sì, c'è da fare un botto di cose, dobbiamo andare poi a fare tante cose. Perché Emiliano era si, meglio se non... si è pentito di essere venuto. C'è giorno di riposo, ma mi sa che di riposo c'ho poco. Buongiorno Emiliano, si è pentito di essere venuto a trovare i suoi genitori? Ma... parecchio. Non so. Buona, dobbiamo iniziare a fare un botto di cose, devo spedire un pacco, devo passare dal pompista, devo passare... Tu c'è il parrucchiere. Per la cinghia. Per la cinghia da Marco, ci abbiamo da fare tanto, è già tardissimo, è tardissimo, sono le 8:59, sono le 9 del mattino. Facciamo? Bisogna fare colazione, andare a prendere la focaccia, salutare un nostro follower. Ci prepariamo, facciamo queste due cosine e poi ci mettiamo in viaggio per la giornata. Ok. Ci mettiamo in marcia? Finisco di pulire gli occhiali che sennò non ci vedo. Mentre... Ci vedo non perché non ci vedo io, perché sono talmente sporchi che non si vede. Boh, vamo. Comunque è drip, zio. È drip, fre, bro. Le ha rotondo appena pezzi di focaccia, va, bro. Aspetta, fai sentire il rombo. Mamma mia. È pieno! Ho fatto ieri sera mentre vi aspettavo. Sbulacchiamo qua proprio, eh. Col pieno, eh. Lì. Non avevo niente da fare, mi sono fatto il pieno mentre mi aspettavo. Hai fatto bene. Facciamo una bella colazione. Io ho preso la focaccia, Jessica e Cristian la pizza e Emiliano con la farcita. Guarda che ben di Dio. Pane. Tutti connetti? Mi mangio tutti adesso. Tutti insieme? Tutti insieme. Quindi puoi avere il bagno diretto? Sì, in bagno. Direttamente. Qui abbiamo i dolcini. Questi mancano, comunque quando sei fuori da qua. Sì. Colazione time? Il cameriere giustamente ci porta lui la... Da destra. Da destra, sì. Si serve da destra. In senso orario? Prima la donna, poi... E poi vai al giro. Poi vediamo. E se c'è donna, uomo, cosa fai? Salti l'uomo, finisci le donne e poi inizi con gli uomini? Sì. Bravo. Colazione fatta, andiamo a fare la prima missione, che è... Sopravvivere. Dal ricambista andare a cercare una cinghia dei servizi, ma con sette file, perché con la modifica che ho fatto all'alternatore praticamente è stata messa una puleggia la più piccola che si poteva, però è a sei file praticamente e le mie sono a sette. Quindi cosa è successo? Che la gomma si è mangiata appena appena della cinghia perché era su sei file. Quindi devo cercare una cinghia lunga uguale ma a sei file e... in maniera che non ho problemi, ecco.
questa la terrò di scorta d'emergenza, va bene, ecco. Quindi andiamo da Marco e poi andiamo a salutare i nostri amici i pompisti, che devo togliermi un tarlo nella testa, gli devo chiedere se mi danno un sensore di pressione del common rail, perché secondo me è quello che continua a rompere le scatole sul nostro camperozzo. Vediamo. Allora, aggiornamenti. La cinghia lunga per il mio camper non la fanno con una gola in meno, ecco, il nome era gola che prima non mi veniva in mente, ma il ricambista me gli ho spiegato quello che ho fatto, mi ha detto non ti preoccupare, ti ha fatto un po' di trucciolo di gomma che si è consumata, no, non è un problema, e cioè, tanto c'hanno sempre una dietro, e quindi niente, ora andiamo dal pompista. Se salgo su di qua ci arrivo. Sì. Vediamo se c'hanno quel sensore lì disponibile ieri. E poi portiamo anche Jessica a farsi bella, che ha l'appuntamento dal parrucchiere. No, la mamma è sempre bella. Bravo. Come bello. Il culo di una padella. Sì, l'amore, bravo. Bello, bello. Il suo bambino. Il bambino che mi fai complimenti. La difende. Cosa ti deve chiedere? Allora, non niente, ammetti che poi gli devo chiedere qualcosa. Ti sei già portata avanti. Sì. Oggi c'è una bella giornata, va, meno male, almeno. Sta bene. Eccoci nella zona Pipe, dove c'è il nostro amico Angelo. Ah, questo ci ha dato un bacino. Qua mercatino, giusto? No, dopo. Dopo. Sì. Ecco. Non è chiudolo appena chiudo. Sensore preso. Ora andiamo a vedere se è giusto e sperare che è questo che rompe i maroni. Se è un sensore devi metterlo nel senso giusto. Sennò... C'ha senso la cosa? Sì, deve essere sensato. Perché se senza senso è un casino. Sì. Lei è un casino senza bagaglio, dei bagagli che ne è tanti in Ligure si dice. Tornate alla base dal camperozzo, perché è ancora presto per portare Jessica dal parrucchiere. Facciamo un caffettino? Sì. Vabbè, caffettino ho preso e mi fa... Cerca di farmi ciccio. Socializzo con Pippo. Io vado a vedere se il sensore è uguale. Non vi faccio venire fuori perché sentite? Ciao Pippo. C'è l'antifurto dell'Eurospin. Che ciocca, mi dà fastidio a me, non oso immaginare voi ascoltare il video con sotto sto rumore. Tanto controllo se è uguale il codice. Allora, sensore cambiato. Ora bisogna aspettare che sia caldo il motore, perché solo a caldo... Mi interrompo. Cioè, non so, io sto registrando. Perché... Grazie, grazie, gentilissimo. Prego. Io e Cristian andiamo a far Baldoria. Bravi. Io e Jessica quasi quasi ci scappiamo. Ah, quasi quasi ne approfittiamo di questa situazione. Guarda che non capita sempre. Occhio a quello che stai per dire. Cioè, vedi tu. Niente, sensore l'ho messo e coincideva la referenza, è partito, si è messo in moto, tutto ok, ma bisogna aspettare che sia caldo il motore. Quindi, Cristian e Emiliano vanno a farsi un giro per gli affari loro tra fratelli che non si vedono, così un'ora di aria anche noi. Io porto Jessica dal parrucchiere e torno dal pompista a pagare il sensore se funziona, perché loro me l'hanno dato, mi hanno detto poi passa, non è un problema, ma io devo saldare subito i debiti perché non mi piace avere debiti con nessuno. Quindi ripasso da loro, tempo che Jessica è dal parrucchiere, pago il sensore, ti vengo a recuperare. Dovevamo pranzare fuori con Emiliano, che aveva trovato un posto, però poi l'ha chiamato la Dina, la mia suocera ha chiamato Jessica, le ha detto guarda che ti abbiamo fatto una padellata di gamberoni, cosa fai, vai fuori a mangiare o vieni qua? E direi che vado là. Mi sono schivato un centello da spendere oggi. Dai, andiamo. Niente, alla fine sono venuto dal pompista, però visto che si è scaldato bene, il problema non era quello, glielo non me l'ha voluto far pagare, l'ha voluto indietro, mi ha detto non ti preoccupare. E... Il problema non si è risolto, non mi hanno fatto spendere soldi, li ringrazio. Ora vado, mi avvicino vicino, diciamo, dove c'è Jessica, aspettiamo che finisce di fare la parrucchiera e poi andiamo a mangiare. Anche per sana, assolutamente, cioè, praticamente tanto quanto eravamo, diciamo, ridotti in ogni termini ieri, chi è? Oggi, oh. Cosa ti ho detto? Pensavo che mi davate un passaggio a me. Ah. Buongiorno. Tornata speluccata. Bella corta. Anche Nadia dice non farlo da maschio. E dico, ma Angelo lui vuole il maschietto. Ma ha detto lo facciamo un po' più femminile. Ah vabbè, ho detto ok. Quindi vi piace questo taglio? Ditelo nei commenti. È per cambiare un po' anche. E ora andiamo a spadellarci i gamberi. O meglio, va a spadellarsi i gamberi la Jessica. Beh, anche noi, però lei sicuramente ne mangia più di noi.
L'attesa che arrivava anche Emiliano, siamo venuti a prendere il pane che ce l'avevamo dimenticato, che ci aveva chiesto mio suocera, e abbiamo preso un vassoio di pasticcini come dolcino con le chantilly. Sì che ora andiamo in un posto dove... Altro che... Però vabbè, la pasticceria anche qua non si può dire niente. Quello di rotondo non la so, non l'abbiamo mai provata. Quelli forse di... noi sappiamo Caviglia, che è buonissima. A Vado Ligure c'è pasticceria Caviglia che fa pasticceria e anche caffetteria, quindi se vi trovate in zona, che venite dall'Eurospinner, parcheggio con il camper, lasciate intanto 10 euro a mia suocera per il parcheggio che vi ho fatto conoscere io. E poi vi consiglio di andare a piedi, potete andarci, sarà un chilometro, così poi smaltisci la colazione al ritorno. Cannoli alla crema, che sono la fine del... almeno l'ultima volta che ci siamo andati noi, che era ormai l'anno scorso, quindi... Non vorrei che poi uno cambia pasticcere, sai, non penso, però sai, ci stiamo mettendo la faccia, ma non garantiamo al 100% perché se cambiano magari il pasticcere e i prodotti, però non ne rispondiamo noi, eh. Però molto molto buono. Torniamo a casa Alessi. Io l'ho già provato, promossi. Guarda come gliel'ha fatti. Promossi. Allora, puliti coda tutto. Fatta la mia suocera, perché... Quello che è da dare a Tommaso si dà a Tommaso, quello che è da dare a Corrado dai a Corrado. L'altra volta la Dina mi ha fatto il pollo con i peperoni, lei, perché lui odia i peperoni, ma oggi lui ha fatto i gamberoni a lei, dai, a tutti. Dai. Prima dei gamberi, piattino di pasta ragù, buon appetito a tutti. Niente, i gamberoni te li sei sbranati tutti, non ci hai lasciato niente. No, è vero. Siamo mangiati il dolcino. Ora ce ne stiamo andando a Portovada a fare un po' di spesa perché poi si parte. Di nuovo? Sì, basta, già star fermo. Siamo appena arrivati, già si parte. Sì, sì, sì. Sì, sì, Angelo non è mica a posto con la testa. No, no. Si parte, via. Si viaggia. Ci imbarchiamo, lo vedranno più tardi. Non si sa. Ma la destinazione la vedrete solo esclusivamente quando arriveremo. Quando scendiamo dalla nave. Quindi niente, Eurospin. Eurospin, un po' di compra, non tanta roba perché... No, perché qualcosa nel freezer c'ho, adesso vediamo un po'. Giusto da pituccare un po'. Sì, per la colazione, vediamo un attimo. Spesa l'Eurospin fatta. Ciao Eurospin, ci vediamo tra un po'. Abbiamo comprato un po' di prosciutto cotto, un po' di focaccia secca. Cosa fanno? Wrestling? Vado ad aiutare Emiliano, scusate. Saluti fatti, direzione Albissola Marina. Che andiamo a fare intanto carico e scarico, così quello non ci manca, e poi ci incamminiamo. C'è un po' di traffico per un orario un po' del piffero, sono le 5 del pomeriggio. È che secondo me fare l'autostrada è lo stesso traffico che trovi in Europa. Eh sì, perché tanto l'autostrada Savona-Genova è come qua, vai in una corsia sola, faccio la normale, via. E niente, era giorno fino a 3 secondi fa del video. Abbiamo fatto notte. Tutta in coda, ragazzi, abbiamo fatto Savona, cioè stiamo facendo Savona Genova, ma è l'ora di punta e c'è un traffico. Il problema è che il traffico c'era anche in autostrada, quindi ho detto faccio la normale, tanto. Cioè, ho guardato col navigatore, mi dava 10-15 minuti di differenza. Comunque abbiamo fatto Savona Genova, un'ora e 10 minuti. La seconda uscita e rimani su strada statale. Pazzesco. È l'ora di punta. Non è il massimo. Vabbè dai, manca più 10 km, ti dà 19 minuti. Ci vediamo tra un po' che quando arriviamo in porto. Cosa c'hai da ridere, Pippo? Cosa ridi tu? Borbotta, ride. Cosa ridi? Che dice poverina Pippo, no? Chi è poverina Pippo? No. Chi è poverina, amore? Qua se c'è qualcuno poverino siamo noi. Non te. Vieni Monello, sei da vestito. Furbacchione sei. Dai bacini. Poverina. Ah, l'ha detto. Poverina, gli dice a Bernice. Ma come poverina? Ma poverini siamo noi, non Bernice. Pippo Show. Mini Pippo Show. Un mini Pippo Show l'avete sentito. Voleva dire poverina, ha detto un miscuglio.
Rito misto. Splatter, dice cosa? Bla bla bla. Come bla bla sbattere. Non sa neanche lui cosa dire. Vabbè, ci vediamo tra poco. Siamo in nave, ragazzi. Ci hanno già imbarcato. E solo quando sbarcheremo vi faremo vedere dove saremo. Ragazzi, grandi navi veloci. Chic. Fate? Sei. Vediamo se ci stiamo. Belin, guardate che bella Belin sta nave, eh? Chic è sta nave. Speriamo che siano belle le camere, soprattutto ci star 20 ore lì dentro. Andiamo all'otto e facciamoci dare la scheda della camera. Eccolo là. Belin, ragazzi, siamo in stanza, eh? Abbiamo pure l'armadio sto giro, eh? Un lusso, qua. Guarda che bello. Questo uno è chiuso sicuro. No, questo è aperto. Benissimo, abbiamo quattro. Ho preso una quadrupla. Ragazzi. Siamo VIP ormai. Le mie coperte pesanti dove sono? Siamo VIP ormai. Sì, ragazzi. No, le mie coperte pesanti dove sono? Fai il bagno. Fai dove il bagno qua, Benissimo. Sei sterilizzato. Mi madre, sono quelli belli questi. Wow. Oh, c'è il phon, eh? Non c'è la carta igienica, però. No. No, c'è il portarotolo ma non c'è la carta. Ma asciugo i capelli. Senti che aria bruciata, come puzza di bruciato. Vabbè, che bello. No, non c'è la scaletta per Pippo. Si allarga. Bello Pippo, questa ti piace di più, certo? Un po'. Che bella. Un po' riparante. Fate un membro poi nel piatto doccia qua. Citofono. È ottimo, cioè tu metti la scala, esci dal bagno e ti ritrovi. Esci dal bagno e se devi chiudere la porta, come aria calda e girare. Devi andare di qua. No, metti l'aria fredda, che fa caldo. Devi girare, devi fare così. E io sono un pochino. Perché sei obeso, è normale. Ma pensa a quelli che sono poveracci veramente obesi. Cioè, ma guarda qua. Cioè. Il 626. Sicurezza, vabbè, perché aggiustala un po', credo. I watch you wanna be in band, I wanna vabbè, mangiamo. Pastiglie, prendiamo la pastiglia ora. Sì, sì, anche io la prendo. Pastiglietta. Risveglio. È già metà mattinata perché ieri sera io ho preso subito la pastiglietta per non sbagliare, quindi sono entrato in stanza, avete visto un po' di show. Crack, sono crollato subito, tutti. Oggi risvegliati, ci siamo già fatti le belle doccette, anche Pippotto ha fatto il suo bagnetto, ora fa la pappa. E ora facciamo anche noi la pappa, ci siamo portati, brucia gli occhi, ho fatto la doccia, ma ha il sapone negli occhi, si disinfetta. Ci facciamo il tramezzino col prosciutto cotto, giusto? Buon appetito, ve lo faccio vedere dopo. Tramezzino, prosciutto cotto e basta io, mozzarella non la voglio. Questo è il mini brew invece, con anche la mozzarella. Bel pranzetto, eh? Tranquilli che ci rifaremo. Non le mordiamo facilmente. Non puoi parlare con la bocca aperta. E tu cosa stai facendo? Ho messo la mano. Semmai però più che con la bocca aperta è con la bocca piena. Vabbè. Quello è un dettaglio però. Pranzetto fatto, pisolino fatto. Ora andiamo a prenderci un caffettino su di sopra. Volete andare al bar quello di fuori o quello del centrale? Quello dentro. Okay. Perché? Da fuori ma non c'è freddo. No, c'è fuori dentro. Caffè dopo che abbiamo visto un giro di nave fuori. Cristian qui. Portiamo Cristian al parco giochi e noi andiamo a prenderci il caffettino. E noi dischi volanti per giocare. Sì. Pausa caffettino. Bruce si è preso la Coca-Cola. Jessica un tè caldo. Io il caffettino. E un dolcino di merenda. Un bruscino e un tallo.
Siamo tornati in stanza dai besughi. Nemor, il mio besughetto. Monnello. Qui c'è il mega fisicone del Cree. Jessica. Non è proprio convinto però, eh. Come fa il gattino? Come fa il gattino, amore? Aspettiamo queste ultime ore di navigazione per poi sbarcare in terraferma. Siamo arrivati in porto, lasciamo la stanza, diamo la tessera e tra poco andiamo giù in camperozzo. Terraferma, ragazzi. Non è facile individuare dove siamo, però vi lasceremo in suspense e vediamo se qualcuno indovina guardando dal porto così dove saremo. Lo diremo nel prossimo video. Chi indovina nei commenti dove siamo, un ringraziamento gratuito glielo faremo. Altro piccolo indizio, ve la faccio vedere anche da questa prospettiva. Vediamo se indovinate dove siamo. Andiamo qua sulla punta. L'unica cosa, devo tenere Pippo giù perché c'è aria per lui. Vabbè, appoggiamo Pippotto e facciamo una bella panoramica da qua. Stiamo entrando nel porto adesso, guardate che bello, eh? Dove saremo mai? Un'altra angolatura. Ci siamo, ragazzi, andiamo in garage a prendere il nostro camperotto. Vamo? Prendiamo questo. Bello, eh? Si esce?